Ok, stiamo registrando, i relatori che appaiono in video acconsentono? Sì. Certo. Sì. Ok, che dite? Sono scattate le 18:10. Iniziamo. Allora, bentornati a chi avesse seguito già il primo webinar, benvenuti a chi è arrivato con questo nuovo incontro. In video vedete io, Monica De Luca, per lo studio APS, poi ci sono Roberto Camarlinghi, il direttore di animazione sociale, la rivista per operatori sociali. Francesco D'Angella dello studio PS, Giovanni Borgarello che è l'assessore all'istruzione e alle politiche socio-assistenziali del comune di Torre Pellice e il nostro relatore di oggi, Raffaele Mantegazza, che è docente di pedagogia all'Università Bicocca di Milano. Come strutturiamo oggi la nostra ora e mezza? Iniziamo con una breve introduzione da parte di Giovanni Borgarello. Io dirò il tema di oggi e poi ci sarà un intervento di Raffaele Mantegazza. L'ultima mezz'ora circa la teniamo per la discussione, gli approfondimenti, le domande, le vostre esperienze. Avrete modo, se volete, di intervenire, come vi dicevo, sia scrivendo che parlando e entrando anche voi fra i panelist. Per cui se non ci sono dubbi, domande già per iniziare, lascerei la parola a Giovanni Borgarello e dopo a Roberto Camarlinghi. Ringrazio innanzitutto, buonasera a tutte e a tutti. Io credo che il tema che stiamo per affrontare oggi in questo webinar, quello della politicità dell'educare, poi in particolare il rapporto, no, fra le istituzioni e le famiglie, sia davvero di grandissima importanza. Credo che serva a comprendere, ma quando dico comprendere intendo una comprensione profonda, ecco, proprio quasi incorpata, diciamo, poi in noi che dia seguito a comportamenti quotidiani. Credo che serva a comprendere che l'educazione non è qualcosa che riguarda solo la scuola o altre agenzie educative, la famiglia, eccetera, ma coinvolge tutto il territorio, in realtà. Dipende da tanti soggetti, rinvia quindi alla capacità dei soggetti territoriali di lavorare insieme, di interagire, di coprogettare. Questo comporta, fra le tante cose, anche un'assunzione di responsabilità, una rilettura dei ruoli, riguarda noi amministratori, ma riguarda chi fa il mestiere dell'educatore, riguarda i genitori, eccetera. E paradossalmente in questi anni, non parlo degli ultimi uno o due, parlo degli ultimi 20 anni, insomma, si avverte un sempre progressivo allontanamento, no, fra le istituzioni e i cittadini, dovuto a molte cause, naturalmente. E, fra l'altro anche a livello comunale, perché il livello comunale è sempre stato quello più prossimo, no, ai cittadini, dove tutto sommato un dialogo ancora possibile. Bene, anche a questo livello ci sono sintomi, no? Segnali di sfilacciamenti. Gli ultimi 2 anni poi non hanno aiutato per nulla, ovviamente, gli anni della pandemia. Credo che da un lato abbiano anche costituito un'opportunità, un'occasione per fare delle cose assieme, non la vedo soltanto in negativo, ma dall'altro certo hanno prodotto degli ostacoli notevoli. Vi faccio un esempio, no? Nella nostra esperienza amministrativa, per esempio, si fanno degli incontri quartierali, no? Come li chiamiamo, ricorrenti con la popolazione, ovviamente è 2 anni che non riusciamo a farli questi incontri, no? Per dire. Per cui è chiaro che poi tutto rischia di sfilacciarsi, no? Credo che, come ci ricorda Aldo Bonomi, le comunità in realtà non esistono di per sé, no? Ma sono qualcosa da costruire, da conquistare, che
richiedono un lavoro, no, sui territori. E fra le varie cose che i territori hanno lì all'ordine del giorno, una delle più importanti a mio modo di vedere, è interrogarsi su quale educazione serve, no? E su quale educazione dovremmo produrre, no? Tutti insieme, sia nella scuola sia nell'esterno della scuola. Non tutte le educazioni sono uguali, non tutti gli obiettivi, le modalità, eccetera. A me sta moltissimo a cuore, per esempio, l'orizzonte che ci pone la sfida della sostenibilità, della costruzione di società e di economie sostenibili. Allora, quali competenze, quali culture servono, per esempio, per affrontare, se possibile, vincere una sfida di questa portata? Ecco, per cui credo che sia qui, no, la politicità dell'educare, no? Nel senso, l'educare non è neutro e va configurato in relazione a tutta una serie di obiettivi sociali. E questo appunto richiede dialogo anche fra l'istituzione e le famiglie, non è una cosa facile. Io credo che con il webinar di oggi riusciremo ad arricchire il nostro bagaglio di riflessione proprio su questo tema, no? E su come poter condurre al meglio questi processi, con l'aiuto naturalmente del professore Mantegazza. Quindi buon lavoro a tutti noi in questo webinar. Grazie. Prego, Roberto. Claudio. Sì, ecco, dico anche io due cose brevi rispetto un po' alla cornice appunto del webinar, di questo percorso di 3 incontri che stiamo facendo. Mi sembra importante, appunto, come diceva Giovanni, focalizzare la questione della povertà educativa e il tema delle povertà più in generale, perché appunto è un tema su cui si stanno producendo molte inchieste, molte ricerche, molti dati, e sono dati tristi e preoccupanti, nel senso che l'Italia è uno dei paesi dei paesi sviluppati dove il tasso di povertà tra i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze è più elevato, e le ricerche ci dicono che è proprio tra i bambini, tra i minorenni più poveri, che si concentra la povertà educativa, per cui c'è questa sovrapposizione tra povertà economica, povertà sociale, povertà educativa, che costituisce oggi, che dovrebbe costituire oggi una delle priorità politiche, appunto, del nostro paese. E anche perché, appunto, come la Chiara Saraceno continua a dire, insomma, crescere in povertà è altamente predittivo di rimanere poi poveri tutta la vita e di non riuscire a sviluppare quelli che sono le proprie capacità. Quindi oggi tocchiamo un tema importante, sono contento di poterlo fare con Raffaele, al quale a questo punto possiamo cedere la parola, giusto? Pensavo di fare un po' di continuità con l'incontro precedente e introdurre il tema. Ok, grazie. Allora, per appunto tenere una continuità fra quello che abbiamo affrontato nell'incontro precedente, noi siamo all'interno di 3 momenti di riflessione sul tema delle povertà educative che sono affrontate da punti di vista differenti. Nel primo incontro con Ennio Ripamonti, la scorsa settimana abbiamo iniziato a vedere come, per rispondere a problematiche complesse come la povertà educativa, che ha in sé degli aspetti sociali, ma come diceva Roberto, degli aspetti anche economici e relazionali, sia necessario mettersi insieme fra soggetti che hanno competenze anche diverse. Quindi sappiamo però quanto stare in rete, formare delle alleanze educative fra attori differenti, non sia sempre semplice, e a volte i tentativi che si mettono in campo non riescono. Quello che abbiamo visto è che c'è bisogno di leadership che facciano manutenzione, che riattivino, che generino, ma anche e soprattutto che mantengano i legami nel tempo. Quel che nel primo webinar si evidenziava è che le reti sono situazionali,
Cioè, non esistono perché la collaborazione ha un valore in sé, perché è di per sé buona, cosa che ogni tanto capita di vedere delle reti che si fondano su un assunto ideologico dell'importanza del fare rete, ma poi nella concretezza non si riesce a lavorare insieme, non si riesce a entrare dentro la profondità delle questioni sociali. Quel che abbiamo visto è come le reti abbiano come un ciclo di vita che è legato alle attività, è legato agli obiettivi, è legato agli oggetti attorno a cui collaborano. Quindi oggi quello che andremo ad approfondire grazie alla presenza di Raffaele Mantegazza è un aspetto più specifico delle collaborazioni, cioè quale collaborazione possibile fra istituzioni e famiglie. Ci sembra che l'attenzione da tenere in tema di alleanze educative sui territori sia quella di non rappresentarsi in maniera monodimensionale le famiglie o le istituzioni. Ci rappresentiamo infatti che esistono tante tipologie di famiglie, tanti modi di essere famiglia, con situazioni anche diverse, delle risorse a volte anche inaspettate, o delle difficoltà che sono anche impreviste. Le famiglie possono essere conflittuali o sufficientemente buone, possono essere all'interno di reti relazionali più formali, oppure anche all'interno di reti relazionali informali, invisibili, non conosciute dai servizi, con storie e abitudini differenti e anche con aspettative nei confronti dell'istituzione di vicinanza o di lontananza. Ma anche la complessità è che nel corso del ciclo di vita di una famiglia può essere che questa si muova fra queste posizioni. Allo stesso modo, l'istituzione, la scuola, i servizi, significa molte cose. Da una parte è depositaria di saperi, ha un compito di accompagnamento, di supporto e d'aiuto. Dall'altra parte può essere anche generatrice di ansie, di sentimenti persecutori o poco in ascolto dei cittadini. Non vedere le difficoltà che ognuna delle organizzazioni, quindi la famiglia o le istituzioni, le difficoltà che portano con sé queste organizzazioni, potrebbe portare a negare degli aspetti che invece possono aiutare per l'evoluzione. Dall'altra parte non aiuta nemmeno a rilevare ogni singolo problema, ogni difficoltà, ogni ostacolo a lavorare insieme. Quindi la domanda che ci ha portato qui oggi è quali modi e quali alleanze possibili, perché l'istituzione è generalmente vista come colei che deve dare delle risposte adeguate, che deve risolvere i problemi, a cui viene attribuita una delega da parte dei cittadini. Quello però che abbiamo visto è che questo approccio produce una frammentazione e non aiuta a gestire problemi complessi come quello di cui stiamo parlando. Per questo oggi siamo qui a capire in quali termini si può co-costruire una collaborazione e formare delle visioni condivise fra famiglia e istituzioni. Proprio su questo lascerei la parola al professor Mantegazza, che anticipatamente ringrazio. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti e a tutte, grazie a voi per questo invito e complimenti per questa serie di incontri che vanno a toccare proprio la politicità dell'educazione. E mentre l'altro giorno mettevo giù qualche appunto per l'incontro di oggi, pensavo che un incontro con questo titolo 20 anni fa sarebbe stato totalmente diverso, perché forse 20 anni fa ognuno di noi presenti aveva in mente che cosa fosse la famiglia. Magari la criticava, magari la considerava anche patogena, no? Pensate a tutti i lavori di Cooper, di Laing, no? I classici lavori, La morte della famiglia di David Cooper, che è un libro ancora di grandissimo impatto. Oggi io credo che questo non sia più possibile, pensare, come diceva giustamente Monica De Luca, pensare alla famiglia in un modo monolitico, no? Pensate
a quante cose aggiungiamo alla parola famiglia, famiglie monogenitoriali, famiglie separate, famiglie omogenitoriali, famiglie arcobaleno, famiglie divise, poi ricongiunte, poi ancora divise, non conviventi, famiglie non conviventi, famiglie allargate, no? Che poi è un termine insomma non neutro, no? Perché se siamo famiglia allargata, pensiamo che la famiglia nucleare è comunque il riferimento che si allarga. No? Tanti modelli parentali diversi, parentali genitoriali, diversi da quello classico occidentale, basta pensare a tutto il mondo arabo e musulmano. Quindi credo che la famiglia, da un lato uno potrebbe dire, la famiglia è l'oggetto sociale che è maggiormente cambiato negli ultimi decenni, o forse no. Forse siamo noi che abbiamo imparato a vedere un oggetto che è sempre stato pluridimensionale, è sempre stato molto sfaccettato e ci stiamo liberando a fatica, perché questi processi avvengono con difficoltà, da un modello monolitico. Quindi non è tanto la famiglia che è cambiata, sicuramente anche questo, ci sono stati sicuramente cambiamenti profondi, ma questi cambiamenti forse si incrociano con uno sguardo diverso. Forse noi avevamo universalizzato un modello, quello della famiglia cosiddetta tradizionale, no? Sapete quanto oggi alcune parti politiche difendono in maniera esplicita e anche molto forte questa idea di famiglia tradizionale, che lo avevamo universalizzato, mentre invece questo è un modello limitato. Limitato non vuol dire migliore o peggiore, ma un modello limitato nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché forse può valere per alcune parti dell'Occidente, e nel tempo perché sappiamo perfettamente che il modello di famiglia nucleare borghese, già il fatto che sia borghese, lo colloca dopo la grande rivoluzione della borghesia e quindi in un determinato contesto storico. Un modello che quindi era così un pezzo, no? Storicamente e geograficamente un pezzo di un certo modo di essere famiglia che noi abbiamo, noi che siamo qui oggi, ma insomma che l'Occidente ha proprio universalizzato e rispetto al quale per molto tempo ha misurato i cambiamenti, no? Cioè accettiamo altri modi di essere famiglia, ma in qualche modo, in molti di noi, naturalmente non in tutti, questo modello rimane centrale. Gli altri modelli, gli altri, oppure semplicemente gli altri modi, che non pretendono di essere dei modelli, gli altri modi di essere famiglia sono quasi vissuti come una tollerabile deviazione da quello che è il paradigma centrale. E oggi, ecco, io questa sera porrò delle domande più che dare delle risposte, perché il tema naturalmente è molto complesso, no? La domanda, per esempio, la prima domanda è: oggi dobbiamo accettare la totale fluidità o addirittura liquidità, come dice Bauman, della famiglia, o dobbiamo pensare a una nuova modellizzazione più flessibile, ma in qualche modo rimane qualche cosa, rimangono dei pilastri o dei piccoli pilastri, oppure anche soltanto i segni sulla terra dove mettere i paletti della tenda, no? A partire dai quali comunque provare a modellizzare la famiglia, tenendo dentro tutta la complessità. Oppure dobbiamo rinunciare ad avere dei modelli di famiglia e seguire, farci anche un po' travolgere da questi continui cambiamenti che con l'avanzare delle nuove tecnologie della fecondazione, con le nuove tecnologie, con tutta la questione degli studi sul genoma, possono portarci davvero a scenari che fino a 20 anni fa erano da fantascienza, no? Erano da film Gattaca, da film di fantascienza, che invece sono oggi perfettamente plausibili e sempre in evoluzione. Forse una risposta è che, come sempre capita nelle scienze sociali, ma in realtà, come la fisica delle particelle ci ha insegnato, succedere anche nelle scienze cosiddette dure, è l'osservatore che crea l'oggetto, è il punto di osservazione che crea l'oggetto, no? E quindi un modello di famiglia elastico, fluido, flessibile, può essere visto, osservato dal sociologo, qualcosa di diverso dallo psicologo, qualcosa di diverso dall'amministratore pubblico, dall'insegnante, dall'animatore sociale, dall'assistente sociale, ed è fondamentale trovare un luogo nel quale questi sguardi diversi che creano oggetti diversi,
sto sposando un'ottica costruttivista radicale, però non si può più pensare ingenuamente che il mondo sociale è là fuori, noi andiamo, lo guardiamo e lo riflettiamo, perché è un pensiero veramente, credo, non più sostenibile dopo la sfida della complessità, come diceva Morin. Ecco, un luogo nel quale provare a confrontare questi sguardi, con ovviamente la partecipazione attiva anche di chi è osservato, no? Quindi non soltanto un luogo dove lo psicologo, il sociologo, l'operatore sociale, l'insegnante parlano della famiglia, ma anche la famiglia, i tanti modi di essere famiglia, hanno parola, prendono la parola, come dovrebbe succedere in una democrazia. Oggi le domande che si pongono a chi vuole lavorare con le famiglie, ma anche sulle famiglie nel senso buono, come oggetto di ricerca, quindi sia al ricercatore che all'operatore, e sempre meno queste figure si differenziano, no? Oggi per fortuna anche qui abbiamo capito che fare ricerca vuol dire andare sul campo, che il ricercatore è quello che non ha paura di entrare nelle relazioni, di entrare nelle dinamiche sociali, e viceversa chi lavora nel sociale fa ricerca e quindi deve avere anche la possibilità per pubblicare, per prendere la parola, no? Ecco, le domande sono domande veramente molto radicali, che forse sono domande che l'essere umano si porta dietro da sempre, ma che oggi, proprio grazie a questa accelerazione un po' di tutto, no? Ulteriormente aggravata dal mio punto di vista negli ultimi 2 anni, naturalmente, a causa della pandemia, domande che oggi vengono evidenziate. Per esempio, qual è il rapporto, se c'è un rapporto, tra i legami biologici e i legami affettivi, no? Nel modello, credo storicamente mai esistito, ma un po' modello nel quale un uomo e una donna hanno un rapporto sessuale, hanno un figlio, crescono questo figlio, il legame biologico, il legame affettivo, tutto sommato si sovrapponevano, no? Poi sapevamo perfettamente che non funzionava sempre così, soprattutto per la figura paterna, però ci si poneva forse in modo meno radicale la questione. Oggi ce la si pone in modo molto forte, perché da un lato la famiglia è certamente una costruzione sociale, ma dall'altro, almeno fino a oggi o addirittura fino a ieri, per esempio il fatto che un bambino rimanesse nella pancia di una donna per 9 mesi, più o meno 9 mesi, era un dato acquisito ed era un dato che caratterizzava non solo l'umanità, ma proprio i mammiferi, no? Quindi era un dato addirittura non solo intraspecifico. Ecco, questa cosa oggi non è più scontata. E quindi ridiscutere il rapporto tra legami biologici e legami affettivi. Quando la Badinter scrisse quello straordinario, provocatorio libro che si intitolava L'amore in più, nel quale sottolineava l'invenzione sociale dell'amore materno, libro di tanti anni fa, l'invenzione sociale non in senso critico, l'amore materno era anche, lei diceva poi successivamente un po' rivisto le sue posizioni, ma era prevalentemente una costruzione sociale, e questo oggi è ancora più vero, almeno domandarselo, no? Porsi la questione, se noi arriveremo, come molti colleghi, io insegno a medicina, quindi molti colleghi medici mi dicono, che arriveremo alla gravidanza totalmente extrauterina, no? Quindi dal momento della fecondazione assistita, no? In vitro, fino al momento della nascita, tutti questi mesi, 9, qualcuno sta parlando anche di abbreviare radicalmente i tempi, tutti questi mesi verranno trascorsi all'esterno di un corpo femminile, questo sarà un cambiamento di specie. Ecco, potremmo ancora chiamarci mammiferi, sarà ancora sensato chiamarci mammiferi, saremo mammiferi sociali, ci sarà ancora la mamma. Ecco, questi temi oggi entrano prepotentemente, e purtroppo, anticipo una cosa che magari avrei detto dopo, purtroppo non sono oggetto di dibattito pubblico, ma non sono oggetto di dibattito nemmeno nelle scuole, cioè ai ragazzi di quarta e quinta superiore queste cose vanno dette, no? Vanno dette qualunque scelta poi facciano della loro vita dopo la maturità, perché sono i futuri genitori, se vorranno esserlo, e perché stiamo vivendo una svolta epocale nella storia della nostra specie. Al di là del moralismo, si affrontano moralisticamente queste cose qui, no? Sono d'accordo, non sono d'accordo, l'uomo che si crede di... questo è dopo.
va benissimo, ci mancherebbe altro che non ci fosse un discorso semmai etico più che moralistico, no? Però il problema è proprio l'informazione e la formazione. Allora, la costruzione sociale dell'amore genitoriale, no? Che è totalmente provata, cioè il genitore ama i propri figli o odia i propri figli, no? È stata Medea, solo per una questione di costruzione di ruolo, oppure c'è un amore biologico per il neonato, no? C'è qualche cosa che va al di là o che sta al di qua della costruzione sociale. Gli etologi, Eisenfeld, non riesco mai a pronunciarlo bene, già molti anni fa aveva fatto una ricerca sul fatto che lo sguardo del cucciolo, gli occhi grandi, no, un po' acquosi, era pensato naturalmente non per chi è credente da un'intelligenza, per chi non è credente dai meccanismi di evoluzione, per inibire l'aggressore, no? I tratti di tenerezza del cucciolo servivano in qualche modo per inibire l'aggressore, ma anche per intenerire la madre, che era più portata. Parliamo di animali, non soltanto dell'animale uomo, no? Dell'animale uomo, dell'animale donna. Per intenerire la madre, che era portata allora ad accudire il cucciolo. Ecco, le radici biologiche dell'amore parentale in che rapporto stanno con la costruzione sociale dell'amore? E io ci tengo sempre a dire che la costruzione sociale dell'amore genitoriale non toglie nulla all'amore genitoriale, non lo rende qualcosa di ipocrita, non lo rende qualcosa di artefatto, però fa riflettere sul fatto che l'alternativa potrebbe essere l'odio, potrebbe essere l'infanticidio, potrebbe essere qualcosa di molto violento. Che rapporto ha tutto ciò che stiamo dicendo con quello che accade nei 9 mesi dentro, per il momento continua ad accadere, nei 9 mesi dentro la pancia di una donna, no? Tutto questo naturalmente riguarda la gravidanza per procura, riguarda tutta la questione della, anche qui, chiamarla gravidanza per procura o chiamarla utero in affitto è già una scelta di tipo ideologico, no? È già una presa di posizione legittima, però il problema è capire, ma noi abbiamo studiato per tanti anni, ci sono stati studi importantissimi su quello che accade in quei 9 mesi, e tutto questo oggi come rientra nel dibattito sulla genitorialità nel momento in cui si, per esempio, accede alle tecniche di riproduzione assistita o addirittura alla gravidanza per procura. Fornari, grandissimo Fornari, Purtroppo non l'ho conosciuto, perché Fornari è morto l'anno prima che io entrassi all'università, e questo è stato uno dei grandi dispiaceri, non avrei mai incontrato questo grande maestro. Fornari parlava della teoria dei codici affettivi, no? Codice paterno, materno, filiale, fraterno, sororale, eccetera. Ecco, questi codici che Fornari dice molto chiaramente non essere legati alla figura del padre, il codice paterno può essere disimpegnato non necessariamente dal padre, però Fornari dice questi codici ci devono essere, perché poi sono riprodotti socialmente quando noi incontriamo altre figure educative. Ecco, oggi come si ridefiniscono? Quindi cosa vuol dire essere padri, essere madri, essere figli, fratelli, sorelle, ma anche quali sono questi codici? Io faccio sempre l'esempio della cultura musulmana, del rapporto strettissimo tra il padre e il primogenito maschio, che porta addirittura il padre a cambiare nome, ad aggiungere al suo nome, sapete che i nomi arabi sono lunghissimi, hanno 5 pezzi, 5 parti, no? Ad aggiungere addirittura al suo nome il prefisso Abu, e il nome del figlio, no? Abu Abbas, papà di Abbas, ma addirittura modificandola l'anagrafe. E addirittura alcune persone vogliono essere chiamate da quel momento Abu Nidal, no? Che era un famoso politico palestinese, vuol dire papà di Nidal, e ha assunto questo nome come nome pubblico quando è nato il suo primo figlio maschio. Allora, quanto questo, prima di tutto, ecco, la cosa che mi preme di più, scusate, quanto questo è conosciuto? Io faccio formazione ai pediatri, faccio formazione agli ostetriche, faccio formazione agli insegnanti. Quanto conoscere questa cosa, questo fatto, ti aiuta a interloquire
con il genitore, no? Senza dare, uno poi può dare un suo giudizio, c'è certamente un retaggio maschilista, tutto quello che vogliamo, però capisco maggiormente certi comportamenti del padre e della madre, li metto dentro una cornice culturale, però appunto i codici come vengono giocati, esiste un codice paterno, materno, filiale, come viene disimpegnato nella cultura araba, nella cultura musulmana, che non è la stessa cosa della cultura araba, nella cultura ebraica e ancora più in là, nella cultura cinese, giapponese, ecco, indiana, eccetera. Altra cosa, altra domanda, la famiglia. Nella Costituzione viene definita come istituzione naturale, no? Basata sul matrimonio. Questa parola naturale è stato oggetto di dibattito violento, anche molto polarizzato, no? Soprattutto oggi, ma se la famiglia può non essere un dato naturale, e allora forse aveva ragione Platone, provocatoriamente lo dico, no? Quando Platone diceva portiamo via i bambini dalle mamme, li mettiamo in un'istituzione, allora Platone lo fa perché ha in mente uno Stato totalitario, Stato di Sparta, però in fin dei conti qual è lo scandalo se non c'è un fondamento biologico della famiglia, o perlomeno se quello che c'è è sostanzialmente quasi indifferente rispetto al ruolo sociale? Dov'è la naturalità della relazione genitore-figlio che una proposta radicalissima come quella di Platone andrebbe a intaccare? E ultima domanda sulla famiglia, ultime due domande sulla famiglia, poi parliamo dell'istituzione dei servizi. La famiglia è la cinghia di trasmissione tra l'individuo e la società, diciamo un po' hegelianamente, no? Perché Hegel fa questa costruzione straordinaria, famiglia, società civile, Stato, no? Oppure un guscio protettivo nei confronti delle istituzioni. Sicuramente è entrambe le cose, no? La famiglia è anche un guscio protettivo, una tutela, e tutto questo porta però all'overparenting, porta proprio a non far crescere i propri figli, porta al genitore che non permette mai al figlio di entrare in conflitto, in un conflitto sano, con l'insegnante, con l'allenatore, col campo scout, no? L'ipertutela. Oppure però è l'altra cosa, cioè la cinghia di trasmissione. La famiglia, in fin dei conti, è lo strumento al quale la società e le istituzioni affidano la primissima socializzazione del bambino, ma in base a quale modello? Per diventare grande, ma grande come? Qual è il modello politico che si in qualche modo ha bisogno della famiglia per replicarsi? E se io non lo condivido quel modello politico, se io credo che il sistema capitalistico sia qualcosa di molto negativo, come sto dentro questo percorso? Se io ho un'ottica di critica radicale alle istituzioni, come faccio a fare il genitore e a mettere in, come metto in discussione il mandato sociale che comunque le istituzioni mi affidano rispetto all'educazione di mio figlio? Riflessioni di questo tipo portano poi a cose molto concrete, portano alla parental education, portano alle esperienze delle scuole autogestite, delle libere scuole, no? E anche qui dovrebbero essere oggetto di un dibattito pubblico, un dibattito articolato, dove però si vanno ad affrontare veramente i nodi di tutte queste, e sono anche queste cose relativamente nuove. Noi siamo in un momento di grande transizione nel quale facciamo fatica ad avere le categorie, perché non ci sono, perché dobbiamo inventarcele, no? Per capire tutto ciò. D'altro canto, se noi vogliamo che le istituzioni cambino, no? Crediamo che la forza delle istituzioni sia nel loro cambiare, nel loro essere soggetto a continua revisione, no? Perché affidiamo i bambini alla famiglia, che è il nucleo forse più, il nucleo forse più conservatore che esista nelle cose umane, no? Il conservatorismo della famiglia, il si è sempre fatto così, mio padre mi trattava così e quindi io tratto così mio figlio, è noto da studi di che hanno anche 50-60 anni, no? Allora, proprio al nucleo più potentemente, dove quella che Riccardo Massa, il mio grande maestro, amatissimo maestro, chiamava la ricorsività delle pratiche educative, cioè siccome sono stato educato così, allora educo così, nella famiglia è molto più potente che in altre istituzioni, perché nella scuola c'è comunque
sono comunque delle leggi, c'è comunque la collegialità della famiglia, chiusa la porta di casa, tu puoi riprodurre anche inconsapevolmente, no? Un conservatorismo, un'inerzia conservatrice a livello educativo e sociale. Quindi tutto questo grandissimo magma di cose nuove che un po' ci spaventano, ma che sono anche entusiasmanti, affascinanti, perché per chi fa ricerca, per chi lavora con le famiglie, è affascinante questo continuo movimento, no? che ci consente di rimanere sempre flessibili, che vieta ogni rigidità mentale per il semplice fatto che non funziona. L'azione che nasce da una rigidità mentale non funziona e ora ci costringe a essere sempre flessibili, a ragionare, a pensare, a confrontarci. Tutto questo poi si confronta con l'altro tema di oggi, che è il tema delle istituzioni e il tema dei servizi. Allora, anche i servizi sono cambiati, forse meno rispetto alle famiglie, ma sono cambiati, sono nati nuovi servizi, sono nate nuove esigenze, i servizi hanno creato nuovi bisogni, no? E sono stati creati nuovi servizi per rispondere a quei bisogni con una logica che a volte diventa autoreferenziale, che a volte diventa anche pericolosa, perché appunto quasi un voler, non che ci sia una volontà, ma quasi il creare il bisogno al quale il servizio deve rispondere. Però il problema è quale progetto di società c'è alle spalle dei servizi, un servizio per la prima infanzia, un servizio di assistenza alle giovani madri, un servizio di educazione alla genitorialità, no? Quale modello di società ha dentro di sé? È lo stesso modello, penso al singolo operatore, no? Il singolo operatore, quando pensa a una società futura più decente di questa, ha in mente la stessa cosa che pensano i committenti, cioè che pensa l'amministrazione pubblica che gli ha conferito quell'incarico, e quello che pensa l'amministrazione pubblica è la stessa cosa che c'è scritta nella Costituzione? Sì, certo, noi possiamo dire sì, certo, a livello di esibizione di principi, sì, ma poi nella concretezza, no? Esempio molto semplice, ma su cui è urgente una riflessione. È ovvio che la fascia 06 e in particolare la fascia 03 in Italia ha urgenza, assoluta urgenza di un intervento, di una progettazione, di un'attenzione. Questi bambini e bambine non sono cittadini nel nostro paese, non sono considerati cittadini. E quindi è ovvio, dal mio punto di vista, una delle prime emergenze, dopo quella dell'adolescenza o a fianco a quella dell'adolescenza, è per i piccolini, per i più piccoli. Ma la risposta è l'istituzionalizzazione precoce? La risposta sono i micronidi aziendali, che ripeto, mi guardo bene dal criticarli, nel senso che domani voglio che siano chiusi, per l'amor del cielo, intendiamoci bene, ma è quella la risposta. Di fronte ad un mondo aziendale che non cambia, ad un mondo dell'imprenditoria che non riesce a volte a capire e a rispettare le esigenze, il diritto alla genitorialità di tante madri e anche di tanti padri, la risposta è l'istituzionalizzazione precoce dei bambini di 8 mesi. Ecco, questo è un tema altamente politico, dove la tecnicalità del servizio, il fatto che i servizi devono essere ad altissimo livello, è fondamentale, ma è fondamentale anche porre la domanda politica. Io credo che oggi una ragazza, una ragazza che si laureano in scienze dell'educazione, in scienze sociali, insomma, in quel grande campo che sono le scienze umane, dovrebbe essere così per tutti, ma in particolare le scienze umane, debba porsi la domanda politica. E io credo che sempre meno questa cosa funzioni. Cioè, va bene, io sono capace di attivare un servizio sul territorio per il gioco dei bambini piccoli. Ho la capacità tecnica e ho anche la capacità di tenere i rapporti con l'assessore, con l'oratorio, con gli scout. Ma perché? In base a quale modello di bambino e di genitore e di gioco e quindi di società io faccio questa azione? E poi i servizi si pensano come eterni o come mortali? Un servizio sa che deve morire. Scusate se uso la parola morte, chi mi conosce sa che è un tema sul quale ho lavorato molto. Mi rendo conto che è una parola molto dura, però il servizio sa che a un certo punto dovrà attivare l'autonomia, oppure inconsciamente alimenta la dipendenza, oppure inconsciamente fa fatica a fare in modo che ciò che il servizio
mette in atto, penso a zone come le periferie urbane, penso a zone come i quartieri ad alta densità di criminalità organizzata, no? Quelle dinamiche che devi mettere in atto, perché se non le metti in atto tu, non le metti in atto nessuno, poi però di qui a un anno, tre anni, cinque anni, diventano quasi una diventano autogestione, diventano crescita politica del territorio, perché non c'è più bisogno che qualcuno attivi, no? E questo è uno dei capisaldi della cooperazione internazionale, no? La cooperazione internazionale che va in certi paesi a creare dipendenze è, anche se si basa su un afflato positivo, però è molto molto criticabile rispetto ai progetti che iniziano delle azioni, penso alle azioni di alfabetizzazione nell'America del Sud, mettendosi in connessione con quello che già c'è, e poi l'europeo prende l'aereo e se ne torna in Europa e ci torna magari fra 10 anni stupito del fatto che c'è stato un cambiamento, un'evoluzione in tutt'altra direzione, perché questo doveva essere, perché i cittadini e le cittadine di quella terra hanno fatto certe scelte. Ancora, soprattutto quando si lavora con le famiglie, l'operatore riesce a mantenere un atteggiamento non giudicante. Sì, certo, magari nelle cose, ammesso che esistano le cose piccole, le cose meno che vanno meno a toccare certe dimensioni profonde, ma per quanto riguarda il rispetto dei diritti della donna, un operatore riesce a mantenere un atteggiamento non giudicante quando entra in una famiglia nelle quali la donna non ha diritto di parola, nelle quali la donna non può nemmeno incontrare l'operatore, rispetto alla violenza sui figli? No, rispetto al fatto che l'operatore entra in una famiglia nelle quali i figli vengono picchiati, subiscono abusi fisici o psicologici, no? È chiaro, qui non esiste la neutralità, perché stiamo parlando di reati, no? Ma laddove le cose sono più sfumate, no? Laddove c'è una situazione di violenza non da intervento, da attivazione della magistratura, ma comunque il mio atteggiamento è di dire no, la violenza sui minori di qualunque forma, anche lieve, è sempre sbagliata, sì, però poi come entri in rapporto? O fino a cose ancora più forti, pensate a situazioni che, ripeto, negli ultimi anni stiamo vedendo, no? La poligamia. Come si entra in rapporto con la poligamia rispetto al, appunto, no? Atteggiamento non giudicante, ma al fatto che, insomma, questa cosa rispetto ai diritti delle donne, almeno come li abbiamo codificati in Occidente, pone qualche problema. L'incesto, insomma, tutti questi temi, fino ad arrivare anche a situazioni di violenza che in quel caso sono tutelate dalla dichiarazione dei diritti, però quando tu ci entri in contatto con dimensioni, con modi di disimpegnare la genitorialità molto diversi, e rispetto ai quali tu ti senti ferito, no? Nell'idea di rispetto della dignità della donna, della dignità del minore, come entri in relazione? Come bilanci il fatto che comunque devi provare a tenere un rapporto? Perché se perdi il rapporto perdi tutto, e anche però ribadire la centralità di alcuni, dal mio punto di vista, poi ci può essere il relativista assoluto che dice che i diritti sono codificati dall'Occidente, no? E non devo... Ecco, per esempio, questo dibattito, no? Tutto interno, che è stato tutto interno per anni al mondo dell'antropologia, appassionante, no? Però molto accademico, molto intellettuale, cioè, appunto, no? Allora, i diritti sono un'invenzione occidentale, per cui sarebbe imperialistico andare a proporli ad altre culture, oppure vanno a toccare dimensioni universali? Adesso non è più un dibattito accademico, adesso è una questione di quotidianità. In certi casi veramente di vita o di morte, in certi casi veramente una questione di tutela e di salvaguardia di persone in carne ed ossa, rispetto alle quali però si pone la questione, vabbè, ma io poi alla fine in nome di che cosa, no? In nome di un principio universale, ma esistono i principi? Poi capite che adesso non è una questione, ripeto, quando dico intellettuale non dico una parolaccia, io sono un intellettuale, quindi dava benissimo che fosse una discussione anche di altissimo livello accademico, ma adesso mi viene da dire anche, per fortuna,
diventa anche una questione da discutere con le persone, con le famiglie, con gli operatori e rispetto a cui preparare gli operatori. Preparare che io mi faccio il mio mondo, che un educatore entri in una casa a fare assistenza, a fare educazione domiciliare, nella quale la violenza sui figli è una regola e che sappia cosa deve fare sul piano giuridico, se è testimone di un'azione di violenza, ma anche come lavorare su se stesso figlio, su se stesso magari padre, no? Per poter affrontare con equilibrio questa situazione, questo tema deve entrare nella formazione di base e ovviamente in servizio di qualunque operatore sociale. Quindi chiudo, ancora qualche minuto, tra 4 minuti, chiudo mettendoli 4 attenzioni, diciamo, no? 4 spie che dovrebbero accendersi nella mente individuale e collettiva di chi si occupa del rapporto tra servizi e famiglie. Il primo è quello che ho appena detto, la ricorsività. La più grande lezione che ho imparato da Riccardo Massa è quest'idea della ricorsività di cui parlavo prima, no? Tu devi sempre ragionare su come sei stato educato, quali sono i modelli di padre, di madre, di insegnante, di catechista, di allenatore che tu hai incontrato, buoni, cattivi, un po' buoni, un po' cattivi, quanto hai elaborato dentro di te questi modelli, che non vuol dire che l'operatore sociale deve andare in analisi, non è questo, però comunque pensare, beh, ma perché mi disturba così tanto questo comportamento di questo padre con suo figlio? Perché che è un comportamento, non è che lo prende a cinghiate, questo è ovvio, che però è un comportamento che in fin dei conti sì, non va bene, ma non è così conclamato. Beh, forse perché devo lavorare un po' sul mio essere stato figlio, magari sul mio essere padre, fratello, sorella, eccetera, eccetera. Secondo, la comunicazione. Io credo che non si comunichi mai alla famiglia, penso alla singola famiglia, come se la famiglia, quando si dice si comunica con i gruppi, io credo che non si comunica mai con i gruppi, si comunica attraverso il gruppo ai singoli componenti e alle immagini interiorizzate che essi hanno di tutti gli altri attori. Quindi io non comunico alla famiglia, ma comunico al figlio, parlo con il figlio e parlando con il figlio mi imbatto inevitabilmente nell'immagine paterna, nell'immagine materna e la mia comunicazione al figlio o al padre, alla sorella, al fratello, al nonno, insomma a uno dei membri della famiglia, sistemicamente produce una serie di cambiamenti che non sempre io verifico e che va anche bene che non sempre io verifichi, non sono il grande fratello che va a mettere le telecamere nelle case, però è molto importante tenere sempre presente questo, cioè quando lavoro con un membro di una famiglia ho sempre davanti tutto il sistema familiare interiorizzato. Pensate quando si lavora con un padre o una madre che è contemporaneamente figlio perché ha i genitori vivi e genitore perché ha i figli che stanno crescendo, no? E pensate anche nelle situazioni nostre quotidiane, se io penso alla mia situazione, mia mamma per fortuna è ancora viva, 81 anni, ho 2 figli adolescenti, e ci sono momenti in cui queste cose inevitabilmente si incrociano, inevitabilmente hai questa cosa, no? Ho appena parlato con mia mamma, gli ho appena detto allora se è andato o no dal dottore, metto giù il telefono e dico a mio figlio allora hai fatto o no i compiti, dico cavolo, ho usato lo stesso tono di voce con mia mamma e con mio figlio. E queste cose è che facciano dei danni, però la consapevolezza è fondamentale e non sempre viene perché siamo dentro reti di relazioni complesse. Terzo punto, la non invasività. E la non invasività è qualcosa che si impara, è qualcosa di molto difficile, perché siccome il pudore, no, la sfera dell'intimità varia culturalmente, a volte uno nei rapporti con una persona, ancora di più quando entra in una casa, fa un gesto che è un gesto invasivo, ma non lo fa apposta, non lo sa. Per quella cultura quel gesto è invasivo, quel gesto è poco rispettoso. Ed è chiaro che uno non può studiarsi tutti i testi di antropologia o di filosofia delle religioni di tutto il mondo, perché insomma, uno ha anche delle risorse limitate di tempo, no? Però bisogna affinare molto la sensibilità.
cioè vedere se l'altra persona ha avuto un momento di reazione negativa, riflettere, cercare di capire se si è invaso una sfera intima, fare subito un passo indietro, fermarsi un attimo e provare a riflettere. Ma anche la non invasività opposta, cioè la tutela della tua intimità e la tua sfera intima come educatore, assistente sociale, operatore sociale. Perché il nostro, io mi ritengo un educatore, io firmo le mie mail come educatore, ma non per un vezzo anti-accademico, perché questo è il mio mestiere, che lo faccio all'università, cosa che cambia poco, però io come educatore a volte sento il bisogno di tutelare la mia sfera intima, la mia sfera personale, la mia sfera anche familiare, non tanto perché gli studenti la vogliono invadere, ma perché l'immagine che mi sono fatto degli studenti, perché la mia autorappresentazione come docente, come professore, come tutta quella roba lì, che rischia di togliermi degli spazi, e quindi c'è bisogno di fare un lavoro anche di tutela dell'intimità. E io penso che il concetto di intimità è uno dei concetti più belli e penso che sarà oggetto dei miei studi per i prossimi anni, soprattutto dopo il Covid. Pensate alla violenza, badate, violenza oggettiva, non voluta, ma la violenza delle videocamere che sono entrate nelle camerette dei ragazzi. Per carità, gli dico, meno male che c'è stato la DAD nel primo lockdown, altrimenti li avremmo persi totalmente, no? Però pensate alla violenza di una videocamera messa nella tua cameretta quando sei adolescente. Dopo il bagno, lo spazio in assoluto più intimo di ciascuno di noi, anch'io. Se viene un ospite a casa mia non lo porto in camera da letto. L'ultimo posto dove lo... In bagno sì, se deve far pipì, ma in camera da letto no. E quanto poco si è pensato, ormai sono passati 2 anni, quanto poco si è pensato, si è scritto su questo tema. Ultimissima cosa, ho finito. La creazione o la valorizzazione di spazi di fuga, perché dalla famiglia bisogna uscire. Perché in qualche modo la famiglia va tradita, e tradita nel senso nobile, nel senso alto, però comunque tradita, no? Cioè il fatto che comunque con gratitudine, oppure con odio, oppure con rivendicazioni, oppure in modo pacificato, però l'aiutare tutti i membri della famiglia ad abbandonare almeno psicologicamente la famiglia, no? Perché quando un figlio esce di casa, naturalmente il grosso lavoro è da fare su me, padre, che esco anch'io di casa, non fisicamente, ma esco dalla casa nella quale sono stato padre di questo ragazzo o ragazza. No? E quindi tutto questo grande lavoro di... Io chiamo, uso il termine fuga perché è una parola che secondo me ha un significato molto positivo, anche qui varia culturalmente, perché se una ragazza esce di casa perché il padre ha combinato il matrimonio, non esce proprio per niente, rimane dentro un sistema maschilista patriarcale, e anzi, ancora più violentemente, no? Perché proprio questo passaggio le viene, diciamo, apparentemente concesso, ma in realtà negato. E quindi questa capacità di capire quali sono le possibilità di emancipare ogni singolo membro della famiglia, dalla famiglia, aiutarlo ad emanciparsi, nessuno emancipa gli altri naturalmente, e cogliere, soprattutto nelle situazioni di fragilità, di povertà, e cogliere l'importanza della, in questo sì, delle istituzioni, dei servizi, della sfera pubblica, no? La sfera pubblica che io sono spaventato da come viene sempre più ridotta nel nostro paese, quasi al lumicino, l'importanza invece della sfera pubblica per permettere alle persone di uscire in modo sano dalla famiglia, che vuol dire, anche qui chiudo, che vuol dire fare politica. Che il fare politica, che non vuol dire soltanto fare sindaco, assessore, parlamentare, lo sappiamo, no? Però non sottovaluterei, perché a furia di dire che si può fare politica anche senza fare candidarsi alle elezioni, poi non si candida più nessuno. Quindi insomma, cioè, anche quella roba lì non la butterei via, no? Cioè, è un modo nobile di fare politica, fare il consigliere comunale, il sindaco, no? Però è un uscire, poi riportando magari anche dentro la famiglia delle nuove visioni, delle nuove suggestioni che il pubblico ti ha dato e che inevitabilmente creano conflitto, ma sappiamo da Daniele Novara, insomma, tutti coloro che lavorano sul conflitto, che il loro conflitto
è una parola positiva e quindi faccio appello a tutti a smetterla di dire conflitto tra Russia e Ucraina e chiamarlo guerra, perché se cominciamo a non chiamare le cose per nome, poi diventa veramente difficile. Già è impossibile un ragionamento lucido su quella situazione lì, se poi non la chiamiamo neanche guerra, dai, diventa veramente drammatico. Grazie mille, sono a vostra disposizione ovviamente. Grazie, grazie per questo intervento di decostruzione, direi, di certezze, di orientamenti culturali, di mappe cognitive, importante nel lavoro quotidiano. Io chiederei agli altri discussant se hanno qualche suggestione da mandare e intanto lascerei il tempo anche ai partecipanti di formulare qualche domanda. Vabbè, faccio io subito una domanda. Noi come, adesso parto dalla parte della rivista Animazione Sociale, stiamo pensando di organizzare a ottobre un convegno sulla scuola come bene comune e quindi il fatto che la scuola non è un oggetto privato di nessuno, ma è un oggetto pubblico e quindi famiglie, istituzioni, servizi, cittadini stessi, in qualche modo diventa un oggetto che riguarda tutti, no? Per il futuro. Detto ciò, quello che stiamo vedendo in questo momento è molto la fatica di coinvolgere le istituzioni in questa posizione qua, cioè di non vedersi come l'istituzione che ha la delega totale o la privatizzazione del fatto educativo, ma di vederlo come un fatto, come stavi dicendo tu, di dialogo. Ora mi chiedevo, però ecco, la cosa interessante è che le figure poi educative del territorio, dei servizi, fanno molta fatica poi a interloquire, che sono già a un livello diverso delle famiglie con le istituzioni, no? Allora mi chiedevo, dal tuo punto di vista, che cosa aiuterebbe oggi gli insegnanti, le istituzioni, cioè gli insegnanti, diciamo, se lasciamo da parte il discorso delle a una, diciamo, dialogo, no, sulla scuola, non come qualcosa che riguarda loro, ma qualcosa che riguarda poi la collettività, perché effettivamente questa idea che tu hai lanciato delle famiglie di far vedere antropologicamente come si stanno riconfigurando le identità, questo indirettamente dovrebbero riconfigurarsi anche l'identità dell'essere insegnante, no? Però vedo che invece c'è più una staticità, se vogliamo, dell'identità, piuttosto che questa dimensione di questa dinamica che vedi tu. Quindi la domanda è: cosa vuol dire insegnanti, educatori, assistenti sociali, pediatri anche, no? Aprire un'interlocuzione con le insegnanti e quindi istituzioni, insomma. Ma guarda, io sto facendo una riflessione in questi ultimi anni sul fatto che anche la scuola, quando uno pensa la parola scuola, associa l'idea di 25 persone sedute con uno che parla, poi suona la campanella e arriva un altro, che è ovviamente il modo peggiore per suscitare apprendimento, no? Cioè, qualunque psicologo, qualunque studente del primo anno di psicologia ti direbbe quella roba lì non funziona. Eppure la scuola continua a proporre questo sistema, questo dispositivo, come lo chiamerebbe Massa, assolutamente inadatto e sembra prigioniera di questa cosa. Cioè, io riflettevo sul fatto, ma quale essere umano passa 6 ore a imparare matematica dalle 8 alle 9? Poi improvvisamente deve mettere via completamente matematica e prendere latino. Cioè,
decenni di studi sull'epistemologia implicita delle discipline, sul fatto che le discipline attivano anche settori diversi del cervello, suona la campanella, devi girare un pulsante e essere pronto per la verifica di latino, poi quella di storia. E naturalmente solo con i tuoi coetanei, ma neanche con i tuoi coetanei, con quelli della seconda C. E quelli della seconda B, non parliamo in questi due anni di Covid, non li vedi neanche. Allora io credo che la straordinaria importanza degli educatori, degli psicologi, di tutti coloro che entrano nella scuola portando una competenza psicosociale, è proprio quella di mostrare che questo meccanismo fa star male tutti, fa soffrire tutti. Io ho insegnanti, amici, colleghi, che mi dicono, ma lo sai che io vorrei far vedere Schindler's List? Non posso perché non ho mai 3 ore, perché Schindler's List è lunghissimo, vuoi presentarlo, devi farlo vedere, devi commentarlo, non posso mai far vedere. Ma la razza di scuola è una scuola dove tu non puoi far vedere un film come Schindler's List, non stiamo proprio parlando dell'ultima cosa, perché il dispositivo spazio-temporale non te lo consente. E io credo che, parlando con molti educatori, molte persone che lavorano nella scuola, questo sguardo un po' più, un po' meno irrigidito. Io amo la scuola, chi mi conosce sa che la difendo sempre, però a volte davvero è diventato una... si è arrugginito questo meccanismo, possano aiutare gli insegnanti a liberarsi di questa cosa. Perché gli insegnanti o le insegnanti che riescono a spezzare questa cosa, quelli che fanno lezioni all'aperto, quelli che fanno sperimentazioni di un lavoro sul lungo periodo, rifioriscono loro per primi e vedono quanto possono dare gli allievi, i ragazzi, gli studenti e le studentesse quando il dispositivo viene modificato, no? Il problema è che poi purtroppo l'inerzia di questo congegno scolastico ti riporta sempre a questa cosa qui, no? E vale l'ambito nel quale per fortuna questo è, no per fortuna, in realtà non per fortuna, per storia, tradizione e competenze, nel quale è meno presente la scuola dell'infanzia, dove infatti i bambini vanno volentieri, dove i bambini sono felicissimi di andare, e ci sarà un motivo, no? E ci sarà un motivo per cui un bambino di 5 anni è contento di andare a scuola. Nella primaria purtroppo sta arrivando questa specie di taylorismo, no? Per cui devi fare ogni ora, ogni mezz'ora, ancora un po', ogni 5 minuti, quella roba lì, e scriverla sugli obiettivi, nelle montagne di carta che questi poveri insegnanti da cui sono sommersi, e man mano che i ragazzi crescono questa cosa diventa una gabbia, no? E una gabbia in realtà che si può rompere, anzi, la legge sull'autonomia, che io ho criticato a suo tempo, che ha tanti difetti, però permette di fare sperimentazioni su questa cosa, che poi dovrebbero essere documentate e rese pubbliche, perché gli insegnanti a volte sono vittime insieme ai ragazzi di questo sistema che è veramente è proprio Kafka, il sistema che divora se stesso, no? Che alimenta se stesso. E oggi non puoi più farlo, cioè dopo 2 anni di pandemia, se già prima era una follia, oggi è veramente al limite dell'inumano riportare, ed è stato anche, riportare i ragazzi dopo 2 anni di pandemia in un sistema del genere. Poi vai a leggere le statistiche sul disagio degli adolescenti, non sto dicendo che il disagio degli adolescenti è colpa della scuola, perché sarebbe una visione stupida e manichea, però insomma... forse si poteva pensare a liberare un po' di più la mente e il corpo di questi ragazzi e ragazze. Grazie. Grazie. C'è una mano alzata di Mara Grasso, a cui chiedo conferma, non credo che sia un errore, ma chiedo conferma che voglia parlare o apparire. Cioè possiamo accendere solo l'audio, ma devo autorizzarti, Mara. Oppure posso anche... Confermo, vorrei parlare. Vuoi anche apparire? Va bene, ok. Allora, promuovi a membro. Voi la vedete? No. Mara?
Eccola. Eccomi. Buonasera a tutti. Ho pensato solo di intervenire perché stavo scrivendo la domanda e poi non mi faceva neanche finire, quindi mi sono resa conto che forse sarebbe stato eccessivo scriverla. La ringrazio innanzitutto per le riflessioni, sono state davvero stimolanti. L'anno scorso insieme a Monica, Francesco, Giovanni abbiamo condotto un questionario proprio a Torre Pellice nell'ambito del progetto Io sto bene qui in montagna. Uno degli aspetti che è emerso è che le famiglie, tra alcuni aspetti dei servizi, quelli che hanno giudicato più negativamente tra gli altri sono stati quelli relazionali con le altre famiglie, quindi hanno espresso un po' la mancanza di spazi relazionali offerti dai servizi. E di conseguenza hanno espresso la necessità di avere invece più luoghi e spazi di aggregazione e socializzazione. Dal loro canto, quando abbiamo incontrato gli operatori dei servizi a cui abbiamo espresso questo dato che era emerso, loro ci hanno detto che loro organizzano delle attività, delle opportunità, le offrono, ma che non vengono però colte dalle famiglie. Allora, quello che un po' dalle sue riflessioni anche mi ha sollecitato, mi chiedevo, in questo caso è solo una mancanza di comunicazione, quindi la comunicazione non arriva bene, non arriva correttamente, l'offerta dei servizi è un'offerta che non incontra i bisogni reali delle famiglie, le famiglie dal loro canto non riescono a stare dietro a quelle che sono le proposte dei servizi perché magari sono sovrastimolate da altre mille cose, quindi se è solo una mancanza di comunicazione, se invece si rifà un po' alla concezione che le famiglie e i servizi, che alle famiglie e ai servizi viene insomma affidata in base al loro ruolo e che vicendevolmente si assegnano, quindi le famiglie dicono sono i servizi che magari mi devono offrire questa opportunità e i servizi da loro parte dicono offro queste opportunità e le famiglie devono rispondere, no? Quindi c'è una concezione alla base dei reciproci ruoli che probabilmente non funziona, diciamo, no? E quindi quale può essere una strada affinché entrambi i soggetti in questa relazione siano realizzati e non siano frustrati, no? Entrambi dal loro punto di vista. Sì, io penso che un problema sia proprio di visione reciproca, no? Di rappresentazione reciproca. E poi anche non dimentichiamo che noi stiamo vivendo in un'epoca di continua, crescente, come dice mio collega Salomone, privatizzazione delle questioni sociali educative, ma non nel senso che sono i soggetti privati a rispondere, ma nel senso che le questioni sociali educative sono fatti miei, non sono più un dato pubblico, no? Non sono più una questione che riguarda la sfera pubblica. Ho un figlio che fa uso di sostanze, è un problema mio e di mio figlio, e quindi cosa chiedo al servizio? Chiedo al CERT, chiedo al metadone, però non c'è un momento in cui, anzi mi vergogno, no? Mi vergogno di fare di questo tema una questione politica, comprensibilmente, non è il singolo genitore che ha il figlio che fa uso di sostanze, però si è proprio persa, o perlomeno si è affievolita questa dimensione. Anche il fatto di vergognarsi di chiedere aiuto, in realtà parte proprio forse anche dall'idea che nessuno ti ha detto che tu puoi essere d'aiuto a qualcun altro, no? Cioè io so di poter chiedere aiuto, so fatto anche l'esperienza dell'aiutare qualcun altro e quindi so di avere delle risorse che io potenzialmente potrei mettere a disposizione di altri e accetto in maniera un po' più serena che invece qualcun altro metta le sue risorse a disposizione mia. Cioè, questa logica per cui, oddio, se ho bisogno dei servizi vuol dire che non funziono, che non sono un bravo padre, che a mia famiglia verrà esposta a pubblico ludibrio, questo è un problema sociale enorme, no? E credo che condizioni la visione reciproca tra questi due attori sociali. Grazie. Prego, scusate, alzo un po' la tapparella perché sono al buio, intanto vi ascolto. Ecco, altrimenti sembro protagonista di un film dell'orrore. Ti chiedo una cosa, Raffaele. Allora, la domanda che ponevi prima, che è la domanda appunto che poi introduce la questione della politicità anche della propria professione di insegnante, di educatore, cioè per quale società lavoro, no?
o quale società ho in mente, che ecco, la, mi verrebbe da dire anche, appunto leggendo i dati che quotidianamente leggiamo sui giornali, che sono dati veramente preoccupanti, e ci si domanda come mai si faccia così fatica a, a farne qualcosa di questi dati, cioè di oltre a, anzi, prima ancora di per quale società vogliamo lavorare, in quale società sto lavorando. Ed è una società, appunto, dove la questione delle povertà educative, ma anche, appunto, come dicevi prima, del disagio degli adolescenti, no? O il fatto che comunque il discorso, appunto, della fascia 0-3 anni, che è una fascia dove, appunto, sappiamo che si decidono molte cose poi anche rispetto alla vita futura. Ecco, mi domando, lo chiedo a te, perché io faccio fatica alle volte a, a capire come mai queste due domande, cioè in quale società sto lavorando e per quale società mi sto impegnando, vado ogni giorno al lavoro, facciano così fatica a, a entrare appunto nella, nella mente di chi svolge una professione di educatore, di insegnante, di amministratore locale, insomma, che dovrebbero essere, e che sono forse le domande sulle quali si possono costruire quei terreni di incontro, quelle alleanze educative, quella possibilità appunto di uscire un po' dal proprio ruolo e di porsi in una prospettiva più di cittadino che sta comunque lavorando per un, per un'idea di società. Perché appunto è un, si fa tanta fatica a, a incontrarsi su queste due domande. Non so tu cosa ne pensi. Sì, è vero. Teniamo conto che noi stiamo subendo l'onda lunga di un'ondata che io faccio risalire addirittura agli anni del reganismo, del thatcherismo, no? Gli anni del liberismo, che ha posto le basi, no? Del liberismo a livello occidentale, anni che hanno quasi, io penso non del tutto, ma spazzato via qualunque dimensione utopica, no? Cioè a un certo punto uno dice, vabbè, benché vada possiamo curare le ferite che il sistema sociale provoca, no? Possiamo, che per carità va benissimo, non sto dicendo, però l'idea che questo sistema economico, questo sistema sociale sia superabile in qualche direzione, non sappiamo quale, forse in passato c'era anche troppa rigidità sul dire andiamo in quella direzione lì, no? Bene, poi il socialismo, tutte queste cose qui, va bene, però che questo sistema debba essere superato è un'idea che non è più diffusa, che non è più discussa, che non è più neanche insegnata, no? Non neanche se ne parla ai giovani, e questo provoca proprio un appiattimento sul presente, un'idea dell'operatore sociale come, io uso sempre questa metafora del medico al fronte, no? Il medico al fronte dice, vabbè, io curo il ragazzo di 20 anni che ha preso una pallottola, lo rimetto in sesto, poi tanto questo va ancora a farsi ammazzare, no? Ma tanto la guerra è un dato ineludibile, cioè io essendo al fronte non posso fare un'azione politica per far cessare la guerra, il problema è che allora tu continui ad andare a farsi massacrare le persone, e quindi c'è questa povertà di dimensione proprio utopica, di speranza, tra l'altro senza capire che questo sistema socio-economico comunque finirà come finisce tutto nella storia di questo universo, per quello che ne sappiamo. Il problema se finirà non con uno schianto ma con un piagnisteo, come diceva Eto, ma io temo che finirà con una serie di schianti molto gravi che come sempre saranno pagati dai più deboli e dai più fragili, no? Quindi il problema non è se il capitalismo o il liberismo finiranno, il problema è che stanno già finendo, forse per certi versi sono anche già finiti, se dobbiamo subire il cambiamento, non, e ripeto, più che noi, le persone più fragili di noi, oppure se vogliamo essere protagonisti di un nuovo sogno, una nuova utopia, una nuova speranza, che io credo si collega a quelle che sono state le lotte, le testimonianze, le resistenze di anni e di secoli, no? Che non sono perse del tutto. E però la mia speranza è che nei giovani oggi vedo invece
queste dimensioni più di apertura, no? Basta pensare ai ragazzi e alle ragazze del Fridays for Future, tutte le loro lotte per la differenza di genere, per no, tutto il tema della omotransfobia, come le pongono in modo radicale, giustamente ingenuo, ma anche molto fresco, molto adolescenziale, molto appassionato, e uno dice da dove le hanno prese queste cose qui, in una società adulta che hanno fatto nient'altro insegnargli a ferire gli altri, questi giovani e queste giovani ti portano delle istanze profondissime su temi enormi, cioè l'ambiente, l'odio razziale, l'antifemminismo, l'omosessualità, la transfobia, e c'è da essere da un lato ottimisti, dall'altro però dobbiamo stare di fianco a questi ragazzi, perché sono giovani, perché gli strumenti, come non li avevamo noi a loro età, anche loro li maneggiano con l'ingenuità e a volte anche la fragilità degli adolescenti. Però io, ecco, da questo punto di vista vedo delle giovani generazioni che stanno facendo un grandissimo lavoro e per esempio la richiesta di ascolto, no? Il fatto che non accettano più che gli adulti non li ascoltino. Continuano a insistere, ascolto e ascolto non giudicante. Tantissimi ragazzi e ragazze dicono: noi vogliamo questo dagli adulti. E vabbè, dobbiamo trovare gli spazi anche pubblici per poterlo pretendere, perché è un loro diritto per poterlo pretendere. Sì, sì, da questo punto di vista anche tutti i manifesti delle diverse occupazioni di febbraio sono veramente dei testi, sì. Testi molto, insomma, che aprono alla speranza, diciamo. Assolutamente. Sono anche se appunto, hanno bisogno di adulti che però riescano a incontrarli, ecco, perché altrimenti rimangono delle richieste così. Okay, grazie. Prego, Giovanni Borgarello. Non si sente, Giovanni. Grazie, ma ho visto anche che c'era una domandona in chat. Bella lunga, non so nemmeno se sono riuscito a leggerla tutta. Comunque, mi dato la parola, intervengo io. Boh, basta. Sì, l'intervento che hai fatto è davvero ricco di spunti, per cui bisogna scegliere, perché di tutto non posso. E sceglierei questo. Molte cose che hai detto, cioè le attenzioni, per esempio, che proponevi alla fine, no? Quindi l'attenzione alla ricorsività, alla non invasività, alla creazione di spazi di fuga, ma anche, per esempio, il fatto che i servizi, le istituzioni in generale debbano lavorare nell'ottica del produrre autonomia, non di perpetuarsi, no? nel tempo di autoalimentarsi, eccetera. Ecco, tutte queste cose qua mi sembra che rinvino a una cosa fondamentale, che è quello della riflessività rispetto alle esperienze, alle proprie condotte, agli impatti di quello che si fa, eccetera. Allora, volevo chiederti, nelle organizzazioni in generale gli spazi per riflettere non sono moltissimi. Ecco, quindi mi piacerebbe un approfondimento su questo punto. Com'è che si può garantire e proteggere spazi di riflessività? Collegato a questo, anche se ovviamente ha una valenza diversa, era un po' quello che dicevate adesso alla fine, cioè quello della necessità di spazi pubblici. Io sono molto affezionato all'idea dei territori che in qualche modo trovano il modo di lavorare rispetto al proprio futuro, no? A disegnare scenari per se stessi, una cosa difficilissima, ovviamente, per cui in qualche modo come dire, è una continuazione del discorso sulla riflessività, no? La prima cosa è com'è che un territorio riesce a pensare se stesso, per cui in questo periodo, per esempio, si sta lavorando a delle cose come i patti educativi di comunità, ma fuori, diciamo, dai temi dell'educazione in senso stretto, c'è tutta la questione di dotare i nostri territori di piani strategici, no? Anche perché viviamo in un momento in cui stanno arrivando una quantità di risorse persino esagerato, no? Per cui c'è la rincorsa a fare progetti, a fare cose, perché bisogna spendere il 2006, cioè, non si sa più come difendersi da questa cosa. Però c'è
un'assenza di idee guida, di idee forza, di cose che colgano queste opportunità di finanziamento non per fare progettificio o fare per fare, ma che le costruiscono delle cose durature, ecco. Per cui, insomma, gli spazi della riflessione, dai. Ma dunque, una cosa rispetto al PNRR, poi io come cittadino avrei anche piacere di sapere che fine fanno quei soldi lì, no? Cioè, come vengono, dato per scontato che sono tutti in mano persone oneste, però magari anche... Guarda, oggi, prima di iniziare questo webinar, mi sono beccato 6 ore di formazione sul PNRR, quindi... perché sì, ci sono tante cose di cui No, rispetto alla riflessività, sì, il problema enorme è che gli operatori sociali, pedagogici, hanno pochi spazi e pochi tempi per condividere le riflessioni, ma perché io credo che siamo dentro un po', da un lato, questa logica dell'emergenzialità, no? Per cui rincorri sempre le emergenze, e tutto diventa emergenza e per definizione uno pensa che l'emergenza non ti dà il tempo di pensare. In realtà gli amici, i colleghi che lavorano a pronto soccorso sanno che non è assolutamente così, no? Che il modo migliore di gestire l'emergenza è non rendere emergenziale, avere delle pratiche condivise per cui sai gestire anche la persona che ti arriva in codice rosso, magari te ne arrivano 3 contemporaneamente. Quindi uscire un po' da questa logica dell'emergenzialità nel senso di darsi degli spazi, dei tempi. Questo però rientra in tutta la questione del numero degli operatori, perché se in un servizio hai 3 educatori e 7 utenti, cosa fai? Non trovi neanche il tempo di fumarti una sigaretta. Dei contratti e della percezione del ruolo dell'operatore sociale, che è anche un ruolo intellettuale. Cioè, quando un operatore sociale sta pensando, sta leggendo una rivista, sta navigando in internet per trovare gli atti di un convegno, sta lavorando, e che vuol dire che deve essere retribuito per un orario di lavoro, no? Quando si fanno delle riunioni informali per parlare di una situazione, e quello è un orario di lavoro, quando si va a un corso di aggiornamento, cioè tutto il riconoscimento di questa riflessività di cui parli deve però anche essere riconosciuta su un piano professionale, perché è l'elemento professionalizzante, altrimenti avremo degli operatori che si perdono molto, si buttano, non si perdono molto nel fare, tipico degli educatori, no? Il fare, il saper fare, però dietro il fare c'è un pensare, no? Un pensare prima, durante e dopo. E quindi questo mi sembra un tema anche qui della creazione di spazi, come dicevi tu, di spazi e di opportunità però professionalmente riconosciuti. Cioè che l'organizzazione ci creda che i suoi operatori hanno una testa, hanno una mente e quando la usano ti permettono di migliorare. Ti permettono di avere un salto evolutivo, no? Anche se magari anche attraverso il conflitto, perché inevitabilmente quando fai, io sto seguendo un patto educativo territoriale in provincia di Milano, abbiamo riunito tutte le associazioni del territorio e ogni tanto emerge il conflitto, ma meno male, no? Vuol dire che stanno portando la loro autentica visione, non sono lì per fare il documento che tutti firmano che poi non ha nessuna rilevanza. Solo una cosa, se ho ancora un secondo, volevo abbozzare una risposta alla domanda che c'è in chat. Ecco, mettere il bambino al centro, benissimo, ricordandoci però che dietro un bambino c'è sempre una relazione con gli adulti, cioè non è il puero centrismo, no? Di pensare al bambino, al ragazzo, all'adolescente come un'entità quasi metafisica, no? Ma mettere la relazione adulto-bambino, adulto-adolescente al centro, tenendo sempre conto del fatto che il titolare, il primo titolare di diritti è sempre il minore ed è sempre sbilanciata verso il minore. La relazione, no? Non è, quando si dice è asimmetrica, ma è asimmetrica soprattutto sul dato dei diritti. Il portatore di diritti è il minore, sempre, no? E l'adulto deve in qualche modo tutelare, garantire, far crescere la consapevolezza di questi diritti. Va bene. Ok, grazie. Vuoi dire qualcosa, Francesco? Voglio soltanto se poi dopo... È possibile chiedere una cosa a Raffaele, però senza avere tutto il mondo? Sì, mi fermo. Non so però tecnicamente se possibile. Non posso mandarli via, mi posso creare un'altra sala Zoom se volete. No, vabbè, ma allora io lo chiedo. Ma ci ritiriamo tutti. Non c'è problema, ma lo chiedo, no, era per non bloccare le persone.
si può dire che abbiamo terminato e poi okay. Dopo ci parliamo, sì. Allora, io vorrei solo ringraziare nuovamente tutti, ringraziare anche Mara Grasso del DORS, che è una ricercatrice che ha fatto la valutazione all'interno di questo progetto 06, e Raffaele Mantegazza, Giovanni Borgarello. Ci rivediamo lunedì 13, cioè lunedì alle 18 con l'ultimo relatore Luca Cateni, un educatore professionale che si occuperà di invece rappresentarci le sfide educative della contemporaneità. Quindi grazie. E poi c'è l'altro appuntamento, quello del 16 e 17-18 anche. L'avevamo promosso solo in Piemonte, io non so da che parte. No, ma tu proponiamo a livello mondiale. Allora, stiamo organizzando invece un ciclo di incontri che si terrà venerdì e sabato prossimo in presenza a Torre Pellice sul tema delle alleanze educative e delle comunità educative. Ci saranno diversi ospiti, in realtà non è proprio a Torre Pellice, è a Villa Olanda. È un posto bellissimo con grande parco di 20 ettari intorno, insomma si starà benissimo e si mangia bene. Sarà anche molto più dialogico, lo stiamo immaginando come degli spazi di scambio e confronto importanti. Quindi vi chiederei, se avete voglia di ulteriori informazioni o iscrizioni, di scrivere alla mail, che adesso vi metto in chat, incontritorrepellice@gmail.com. È venerdì prossimo, quindi le iscrizioni si chiudono a breve. Cioè, a breve nel senso lunedì. È gratuito, non è... È gratuito. Cioè uno deve solo pagarsi da mangiare e dormire. E il viaggio, se arrivate da lontano. Torre Pellice è in provincia di Torino. Si arriva con i mezzi anche. Giusto, Giovanni? Sì, col treno. Sì, col treno fino a Pinerolo, poi con il bus, stiamo facendo una battaglia da 15 anni per ripristinare il treno, e ce la faremo e quindi si ritornerà ad arrivare in treno fino al centro del paese. Ok, grazie mille. Adesso il webinar è terminato. Aspetta un attimo, Monica. Allora, come dicevo prima, stiamo organizzando come rivista questo convegno nazionale sulla scuola bene comune che faremo a ottobre. Io sono incasinato, nel senso che sto continuando a vedere la scuola, i servizi, gli assessori, la redazione, non ne sto venendo fuori. E volevamo chiederti, parlavamo adesso con Roberto, se potevamo magari parlartene una volta e con calma, in maniera tale che ci potevi aiutare un po' a trovare una quadra. Va bene. Ecco, noi allora ti potrebbe essere o lunedì questo intorno alle 15.